lavoro come sta andando per adesso, io l'ho trovato molto interessante dal punto di vista della discussione qui, no? In sede dirigente sono emerse un sacco di cose utili. Non so, lì bisognerebbe provare a fare un terzo, secondo me bisognerebbe riprovare a provare a fare un terzo draft. Sì. Di questi primi, adesso sono diventati 20 articoli, e lì dovresti provarlo, dovresti farlo tu. Non c'hai tempo, ti invito a casa, vuoi vedere? O lo rifiglio io, lo facciamo fare da Stone per avere una terza. Senti una cosa, un terzo occhio. Invece posso dire una cosa fortemente autolesionistica. Lo vuoi fare tu? Ma sì, perché diciamo a questo punto io naturalmente ho. Mi sono annotato le cose più, più importanti, perché se ogni volta cambiamo mano c'è il rischio che insieme con la mano cambi un po' anche, diciamo, il... Invece io direi che il secondo annotatore è quello che, questa è una regola che ci potremmo dare, per ciascun blocco, per ciascun articolato, per ciascun blocco di norme, il secondo... come si può dire, redattore è anche il terzo redattore. Quindi non perché ci tenga in modo particolare, neanche mi dispiace, però, però dico proprio per dare continuità al lavoro, perché sennò il rischio che di rimanere vittime del meccanismo micidiale del gioco dell'oca, secondo me, nonostante ovviamente gli sforzi di ciascuno di noi c'è. Quindi io questa la introdurrei come regola. Per esempio, se il secondo, o se sull'articolato di parte quarta ci mette mano Paolo, poi Paolo fa anche, diciamo, la... non andrei oltre la terza redazione, perché altrimenti... Fai poi alla fine tu devi pensare ad una redazione, a una revisione generale finale, perché altrimenti cioè, ti fermi a tre, magari lasci in sospeso le questioni per ciascuno, ecco, quello sarebbe interessante, no? Per ciascun titolo, o lasci arrivati alla terza redazione, lasci in sospeso le questioni che ancora sono in sospeso, le evidenzi, poi fai una plenaria di un giorno, due giorni, tre giorni, in cui provi a portare, perché altrimenti sai, diciamo... Cioè stai dicendo che su questa terza stesura non facciamo le annotazioni? No, le facciamo, ma, le non, lasciamo prevediamo, sospeso, sì, ma non prevediamo una quarta stesura. Una quarta discussione. È ovvio che si fanno, diciamo, le... Okay. Però, cioè si fa una terza stesura che a questo punto fai tu. Sì. La terza stesura, la commentiamo, la stessa stesura è quella sulla base, quindi allora, quindi le annotazioni si fanno dalla terza stesura in poi, è aperto il lo facciamo lì. Lì, le annotazioni. Esatto, le annotazioni le fanno lì, così la stesura non cambia. E non si discute più. E allora a quel punto si potrebbe aprire le annotazioni non ai giuristi. In una terza revisione, certo. Allora no? la terza è quella che avrebbero prodotto i giuristi, a me forse la terza è un po' un destino, però va bene così, proviamo così, dai, che mi sembra più aperto. Si può provare, no? Si potrebbe far così. Allora adesso Luca fa una terza stesura di parte generale, tenuto conto sia delle cose che ci siamo detti oggi, naturalmente in modo più, come dire, recettivo possibile di quello che... modo recettivo, sì, perché se no non serve. Dopodiché quella roba lì va sul sistema e si apre la discussione. Il testo però resta quello. E allora la discussione a quel punto è aperta, giuristi, non giuristi, tizio, caro. Beh, io direi scusa, che la terza stesura prima è aperta ai soli giuristi in modo tale che possa... Perché quello che sta dicendo lui è che se noi giuristi a un certo punto le cose ci siamo scambiate, guarda come abbiamo fatto la commissione Rodotà, poi dopo due o tre passaggi devi chiudere, perché sennò diventa una cosa... Okay. Calcola che poi dopo nasce un processo politico sulle norme, queste sono comunque sempre proposte, no? Certo. Quindi secondo me dopo la terza stesura che fa Luca su quegli articoli lì è aperta la discussione generale, che va avanti per tot,
e poi ci sarà a quel punto una plenaria, una nuova redigente nella quale, tenuto conto della discussione generale, faremo quella che è un passaggio articolo per articolo e faremo la quarta che considereremo, voglio dire, la parte generale, come dire, licenziata. Va bene così, secondo te, come idea? Dopodiché, chiaramente, ciascuno di noi si insitterà le sue cose e in sede poi di recezione, certo, quelli che sono i commenti, andremo in una direzione piuttosto che in un'altra. Nel frattempo, secondo me, sarebbe importante però che ciascuna volta che un testo è fatto, tipo adesso non so, magari non ce la facciamo più perché è tardi, però gli altri 10 articoli che sono stati prodotti dovrebbero passare in seconda stesura, per modo da avere materiale che si innova, anche perché secondo me alla luce di una parte, cioè io gli altri 10 li ho scritti tenendo conto di quello che era stato, cioè sono legati, come dire, nella mia testa a quello che era il drafting del primo, certo, no? quindi sarebbe importante che ovviamente nel fare la terza stesura Luca per esempio tenesse conto del fatto, certo, che si era immaginata un certo tipo di istituzionalizzazione, no? E quindi sarebbe importante che fosse un secondo passaggio su quello e andare avanti un po' così. Anche se però questo qui non l'abbiamo discusso, mentre questo l'abbiamo super sviscerato. Quindi a questo punto non lo annotiamo. Potremmo annotare fra giuristi su quello gli altri 10 articoli. Che dite? Ce li avete gli altri 10 articoli voi? No, quelli parte quarta, parte quarta. Titolo quarto, c'è? No. Scusate, una domanda tecnica, ma io diciamo la terza, articolato, sono 10 articoli. La terza stesura la posso come se la mandi a loro, la mando a loro. Non ce l'avete. No, non ce l'avete. Non ce l'abbiamo. Ecco, allora quello lì potremmo discuterlo a questo punto un po' più virtualmente, se vogliamo. Mm-hmm. Anche perché ha fatto innervosire alcuni il fatto che ci sono stagioni dei beni comuni, eccetera, vediamo se sta discutendo. Okay. Non ho capito una cosa, quello che dicevi tu, cioè di leggere l'833 alla luce dell'articolo 42 della funzione sociale, in sostanza, viene inserito in qualche modo? Qui o altrove? Non lo so, perché a me sembra una cosa... Qualcosa c'era, no? Già di questo. Sì, però riguardava la perdita della proprietà, non so. Comunque, io mi sembra, quello un problema chiave. Certo. Beh, tu segnali un attimo anche tu, certo. Perché io penso che è abbastanza di principio, quindi si potrebbe anche inserire qui, cioè in questa prima parte, nella parte generale. Vi do Luca, che è lui che ce l'ha in mano. Anche se è andato. Se è andato. Anche se, non so, ma andava bene, anche, cioè era anche giusto quello che diceva Astone, che però il comune da una parte e la proprietà dall'altra, solo che insomma, ecco, cioè svincolare nella misura in cui c'è, cioè, uno che rivendica la proprietà dopo che l'ha abbandonato, insomma non è che lo puoi tanto staccare e mettere da un'altra parte. Quindi magari, comunque si può introdurre un linguaggio lì abbastanza agevolmente, secondo me. Sì, poi ci menzionai direttamente l'articolo 42, il secondo comma, la funzione sociale. Ok. No? Adesso lo diciamo a Luca quando torna. Allora, scusate, io adesso mi dedicherò a questa terza stesura, che poi mando ai compagni perché la infilino loro dentro. Sì. Benissimo. Sì. Benissimo. Invece, no, però mandala anche ai compagni, dove che amico, senza che debba andare a vedere per forza infilata già lì dentro. Mandacela. Ciao, Mario. Ciao. Sentiamo. Ciao Ugo. Vabbè, noi ci vediamo domani.